quando è nato, diciamo, insomma, il progetto della mostra era di raccontare di uno stesso lavoro due aspetti completamente diversi. Mi piaceva apposta anche di mostrare un lavoro piccolo che in fondo è come fosse una miniatura, no? Ed è un lavoro in cui tu ti devi avvicinare per apprezzarlo, per poi passare invece nella sala dell'installazione dove sei completamente immerso. Per me la musica, no? Il ritmo, anzi, diciamo più il ritmo, è molto importante, no? Che poi si sente nei video quando c'è il movimento della pittura che si muove, quindi il ritmo è proprio dentro il video, anche se il video è in silenzio. E ci sono proprio dei passaggi con dei tempi che poi magari sono nella mia testa, no? Più lunghi o più brevi, e questo cercare di rappresentarlo anche nella fase sperimentale della Polaroid era importante. Dare anche al colore un suo tempo, no? E quindi cercare di raccontare questo tipo di ritmo, no? Questa è una cosa nuova, diciamo che la prima volta che faccio. Di solito le Polaroid le ho sempre esposte, diciamo, singolarmente, non ho mai pensato a un'idea globale, come se fossero dei piccoli, degli schizzi preparatori, quindi non per forza, e non sono i frame del video. Ho provato a mischiare in questo progetto le varie sostanze che ho usato. Sono, non so, dalla panna alla tempera nera, no? Ogni elemento ha una reazione diversa, anche di movimento, anche nei tempi. Sono stati anche dei casi che mi sono capitati appena sono arrivata in America, dove vari musicisti, vedendo dei miei lavori pubblicati, mi hanno contattato per lavorare insieme. E lì ho capito che c'era una sintonia, insomma, no? Tra i movimenti, dei miei lavori e evidentemente il ritmo no, della musica. Non è un ritmo che ha un suono, no? Quindi è come se il ritmo fosse interno, però senza essere udibile. In realtà per me c'è nel momento in cui lavoro su una sostanza rispetto a un'altra. Nella mia immaginazione io lo sento il suono qua dentro. Poi il video qui è uno che si ripete su quattro pareti, con uno scarto di secondo differente, perché mi interessava anche andare oltre il tempo, no? Tu entri nella sala e il tempo non esiste più in qualche maniera. Questa è la panna che per la sua densità ha una infinita difficoltà a sciogliersi nell'acqua, quindi diventa come una scultura, e questa invece è la tempera, quindi è proprio pittura, tempera nera, sono frammenti di bronzo che prendono la luce anche a seconda perché la luce è messa, insomma, radente alla superficie. Sì, questo passaggio dal buio alla luce, no? Quindi come fosse un viaggio attraverso il tempo. È stato anche un passaggio graduale, come fosse una conseguenza naturale delle cose, poi come è il mio lavoro, no? Nel senso che sicuramente c'è una gestualità nel momento in cui metti il colore nell'acqua, io dipingo proprio con dei pennelli, ho tutta una serie di attrezzi ovviamente, ma e poi è l'acqua che reagisce. Questo per esempio è un momento non programmato, insomma, no? C'è una reazione proprio qua, chimica assolutamente, che a ogni mia azione l'acqua rispondeva creando tutte queste bollicine.
Io per prima ne sono rimasta assolutamente sorpresa. Il chimico che tra l'altro mi ha scritto la formula per il libro mi diceva che avendo io messo, diciamo, del sale nell'acqua e poi le strisce sono delle strisce di miele, quindi la reazione tra no, insomma, quest'acqua salata e poi dolce ha creato proprio una reazione assurda. E qui si fa giorno, no, mi piace proprio questa idea del buio, la luce.